Buongiorno notizia. 6 minuti dopo le 9, ancora buongiorno e bentrovati. Siete all'ascolto di Buongiorno Notizia e noi abbiamo ospite in studio l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia e coordinatore della sede intercomunale di ACI Sant'Antonio. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Anche oggi parleremo di temi scottanti, d'attualità e molto importanti, a difesa sempre del consumatore. Voi intanto con la chiusura del 2017 avete tracciato un bilancio dell'attività svolta nel corso dell'anno dalla sede intercomunale, un'attività abbastanza densa di impegni. Quali le principali iniziative? Le ricordiamo. Sì, è un anno intenso, come al solito l'attività del Codacons si è spiegata in vari settori, sia per quanto riguarda il settore legale, il contrasto alla mala sanità, varie iniziative a tutela di edifici scolastici per cui il rischio della sicurezza si era paventato, era assolutamente fondato, soprattutto partendo da determinati edifici del territorio di ACI Sant'Antonio, così come attività a tutela dei consumatori incessante riguardante la tutela confronti di abusi da parte delle società del gas, della luce, le utenze telefoniche. E forse sono anche più frequenti questi. Sono frequentissimi, diciamo che sono costanti e incessanti nell'attività di tutela del consumatore, ma casi di usura bancaria, truffe, anche lì in vari settori in costante aumento, anche l'attività di tutela della legalità e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stata la promozione sul territorio della carta della legalità e della trasparenza degli enti locali promossa dal Codacons, è stata accolta dal comune di ACI Buonaccorsi sul nostro territorio, ma anche altre attività a livello informativo di tutela del nostro prodotto agroalimentare siciliano. Abbiamo rilanciato e svolto anche su ACI Reale il workshop Mangia Sano, Mangia Siciliano, che è volto alla iniziativa appunto a livello regionale, volto alla valorizzazione dei prodotti siciliani d'eccellenza. Così come la partecipazione della nostra sede intercomunale anche all'Expo del Sano Vivere e Cambio Vita, che si è svolto al centro fieristico Etnapolis. E poi non per importanza, ma assolutamente anzi cavallo di battaglia poi del Codacons nazionale e anche a livello locale, l'attività per la sicurezza quindi dei vaccini. Quindi il convegno è stato svolto proprio ad ACI Reale. Ne abbiamo parlato in più occasioni. In più occasioni, appunto, sulla libertà di scelta terapeutica e tutela della salute, in cui c'è stato pronto tra i relatori il dottor Dario Miedico, il dottor Rolf Dubella, volto pronto a dare maggiori informazioni, un settore in cui ancora oggi regna assolutamente sovrana una disinformazione molto diffusa, e quindi affinché ci sia maggiore informazione, ci sia tutela, controllo da parte di enti indipendenti, e portando avanti quella che è la battaglia di sempre del Codacons per la libertà di scelta terapeutica, quindi contro ogni obbligo, contro questa legge Lorenzin. Insomma, un'attività davvero a 360 gradi, abbracciate più campi, più settori. Potete ritenervi soddisfatti per quanto svolto nel 2017? Sì, è un'attività, ripeto, incessante. Siamo soddisfatti delle attività svolte e dei risultati raggiunti in quest'anno. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di andare sempre verso maggiori e più importanti risultati a maggior garanzia del consumatore. Purtroppo l'attività del Codacons è sempre più necessaria, perché è sempre più calpestato quello che è il consumatore e i suoi diritti. Ecco, anticipiamo un po' nel ricordare i contatti. La sede intercomunale di ACI Sant'Antonio, che si aggiunge a quella di Catania, dove è possibile raggiungervi anche. Sì, la sede intercomunale di ACI Sant'Antonio, che è collocata in via Marchese di Casalotto numero 120 ad ACI Sant'Antonio, con ricevimento il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20, così come la sede di Catania, che raccoglie anche un bacino regionale, che è la sede regionale, che
in via Musumeci 117, con recapito telefonico 095 44 10 10. Questi contatti adesso, tra pochi minuti, l'avvocato Carmelo Sardella rimane con noi in studio, parleremo di altri due temi molto importanti d'attualità, lo scandalo Lactalis, e poi parleremo anche di un nuovo presunto caso di mala sanità. Quindi rimanete con noi all'ascolto, tra pochi minuti l'avvocato Sardella del Codacons ci parlerà di questi temi e approfondiremo questi argomenti davvero importanti.